Il chi, la nostra energia, la nostra fonte di attivazione della nostra forza, della nostra funzionalità, del nostro benessere. Ma abbiamo un potenziale serbatoio del chi e dove può risiedere? Bene, ciao, sono Massimiliano e oggi vediamo dove può essere questo serbatoio, da dove arriva questa energia e se possiamo lavorarla noi stessi, se possiamo fare qualcosa per averne di più. Parleremo infatti del Yuan Qi o Zen Qi, il Qi originario. Dobbiamo sapere che il Qi originario risiede nella zona dei reni ed è una sorta di serbatoio che magicamente ci dà la nostra energia. Questa energia può essere di due tipi. La prima è ereditaria, ossia i nostri genitori ci hanno donato una base, un po' come un conto corrente, va bene, tu inizi la vita e puoi partire con 20.000 euro perché te le hanno donati i tuoi genitori. Ecco che abbiamo sul nostro conto ereditario 20.000 euro del nostro C. Brutto associarlo forse ai soldi, ma comunque è energia anch'essa. Quindi abbiamo un'eredità dai nostri genitori. Quanto può essere questa eredità? Beh, dipende dalla vita che hanno fatto i genitori. Quanto C avevano i nostri genitori quando ci hanno donato la vita, per cui un genitore molto attento, molto accorto, dà in eredità tanto chi. Un genitore che non vive con le leggi della natura e magari fa una vita dissoluta, dà in eredità poco chi. Quindi la prima base di questa eredità arriva dai nostri genitori ed è variabile. Ognuno ha un tipo di eredità. Il perché l'abbiamo appena accennato. Quindi possiamo avere più C dai nostri genitori o meno C. Poi abbiamo una seconda possibilità di immagazzinare in questo serbatoio il nostro C. E questa è una parte molto interessante perché se nella prima parte non possiamo fare nulla perché ci è stato donato un reddito più o meno alto di C, nella seconda parte sta direttamente a noi coltivare questo C. E come possiamo coltivarlo? Beh, la frase più semplice che mi viene, e non è semplice effettivamente, e stare in linea con le leggi della natura, in armonia con essa. Quindi rispettare banalmente il sonno. Il sonno, noi per milioni di anni andavamo a dormire quando calava il sole. Quindi si dice in Oriente che un'ora dormita prima della mezzanotte vale doppio perché riusciamo a riposare meglio durante la notte. Il cibo più in linea con la natura, quindi tutto quello che è stato poi elaborato dall'uomo non è così naturale. Mi riferisco magari al formaggio, il latte che non è materno, eccetera, eccetera. Questo potete trovare un sacco di indicazioni in merito. L'allenamento, sappiamo che il Qigong o bioenergetica che stiamo facendo noi è un'attivazione dei canali energetici, quindi di quello che è la nostra funzionalità primaria che possiamo tenere liberi, quindi è una sorta di irrigatoio naturale del nostro corpo che teniamo aperto e tutti i canali aperti con l'attività. Bene, tutte queste abitudini aumentano o diminuiscono il C. Mangiare male, dormire poco, stressarsi, sudare
sullo stress, c'è la parte zen o chen, che è la meditazione, il controllo e la ricerca della stabilità emotiva fa parte anch'essa del riuscire a immagazzinare più qi. Noi abbiamo una produzione continua di qi e immaginiamo che una parte la gestiamo per il consumo energetico della giornata. Un'altra parte possiamo metterla nel nostro serbatoio del qi. Ogni volta che facciamo una trasgressione di questi parametri, noi al posto di dare energia al serbatoio del qi, la prendiamo. Banalmente, una bibita molto fredda, un bicchiere d'acqua freddo, toglie al serbatoio il qi che stiamo accumulando. In maniera molto banale, faccio un esempio: noi mettiamo in 36 gradi di temperatura corporea un bicchiere d'acqua di 0 gradi o giù di lì. Chi riscalda quel bicchiere d'acqua? E soprattutto, chi paga la bolletta di questo riscaldamento? Il nostro serbatoio vitale, che per una banale disattenzione l'acqua non dovrebbe mai essere così gelata, anzi, soprattutto in inverno si consigliano molte tisane senza zucchero, non tè di quello, perché comunque contiene caffeina, se banalmente tisana. Ecco che lì diamo un aiuto al nostro riscaldamento interno e quindi non rechiamo danno. Mentre il bicchiere d'acqua freddo in estate la birra o la Coca-Cola peggio perché ha veramente tanti zuccheri, mandano in disfunzione e tolgono questa energia al nostro serbatoio del qi. Quindi possiamo riuscire ad avere tante piccole abitudini che possono creare un circolo virtuoso. Quindi virtuoso vuol dire produrre e immagazzinare C. Diversamente, produciamo un circolo vizioso che toglie l'energia al nostro serbatoio. Immaginate che abbiamo 20.000 euro dei nostri genitori, noi abbiamo magari accumulato nella nostra vita altri 20.000 euro, a un certo punto cominciano a essere 40.000, 38, 37, 35. Questo è il circolo vizioso. Quando finiscono i soldi, cosa può succedere mai? Beh, è una cosa molto triste. Succede che finisce la nostra vita. Quindi, adesso con la metafora abbiamo cercato di capire come possiamo in qualche modo allungare la nostra vita, l'elastico della nostra vita, o accorciarla. Ci sono delle semplici istruzioni che ci aiutano ad allungare. Come il nostro gin, abbiamo visto il nostro gin, è possibile allungarlo e vi ricordo quello che si dice in Oriente, un centimetro di gin più lungo, 10 anni di vita in più. Tutto questo semplicemente per abitudini che possono essere sane o non sane. Quindi il mio consiglio è fare un elenco di quelle abitudini che possiamo evitare durante la giornata e ecco, la cosa più banale è questo bicchiere d'acqua, che può essere birra. Meglio il vino, vino a temperatura ambiente. L'Oriente non dice che il vino, l'alcol va moderato, soprattutto le donne, perché succede una cosa molto poco carina e l'alcol produce delle malattie importanti, ma se moderato, e moderato non vuol dire che una volta alla settimana posso esagerare, perché quello comunque è alcolismo, ma semplicemente settimanale, ma ogni tanto moderatamente un bicchiere di vino si può fare, non tutti i giorni, quello non è moderato. Quindi l'alcol ci sta, non ci sta la bevanda fredda, la birra fredda non va bene, l'acqua ghiacciata non va bene, quindi via via tutto dal frigo come bevande,
e la Coca-Cola o queste altre cose occasionalmente e cercate di non prenderla troppo fredda, perché ricordatevi del vostro serbatoio. Togliete quello che avete accumulato e quello che vi è stato donato. Quindi vi saluto, ricordate il vostro serbatoio, cerchiamo di riempirlo al massimo e facciamo una buona vita. Ciao da Max.